fratelli e sorelle, in questa 18ª domenica del tempo ordinario, la liturgia ci presenta un brano del Vangelo di Matteo. Siamo al capitolo 14 e si narra un episodio ben famoso e conosciuto, la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Questo brano, così per semplificarlo, potremmo dividerlo in tre scene, anticipate dalla prima frase, in cui si dice che Gesù, udito che Giovanni Battista era morto, è stato decapitato da Erode, si ritira in disparte nel deserto. Questo è il contesto in cui si colloca il brano di oggi. E già questo ci può fare un attimo pensare come Gesù si ritira a seguito di una notizia triste, dolorosa. Giovanni era un parente, era un amico, era l'amico dello sposo, era un profeta. E Gesù cosa fa? Si ritira. Però non è un ritiro per isolarsi, questo penso possiamo averlo anche provato a seguito di un lutto, la perdita di una persona cara, la tendenza un po' a metterci in disparte. Però in questo contesto le folle vanno da Gesù, scendono dalla barca, lo cercano, lo trovano e Gesù cosa fa? Non si ritira, ma sente compassione. Quel dolore che Gesù prova in questo momento lo porta probabilmente a percepire ancora di più i bisogni della folla. Lui si apre, si mette a disposizione e guarisce. Questo non sappiamo per quanto, ma probabilmente tutta la giornata. E questa è un po' la prima scena. La seconda scena abbiamo i discepoli, che di fronte a queste folle, a Gesù che guarisce, percepiscono un po' la stanchezza delle persone. Arrivano a sera e hanno un programma. Il programma dei discepoli è questo, congedare le folle, mandarle nei villaggi che si comprino da mangiare. Probabilmente la loro intenzione è pure buona, probabilmente veramente si preoccupano per loro, o forse magari qualcuno era anche mosso un po', diciamo, dal desiderio di rimanere da solo dopo una giornata stancante. Però questo è il programma ai discepoli. Terza scena, il programma di Gesù, che Gesù di fronte a questa richiesta cosa dice? Dice no, sarete voi stessi a dare loro da mangiare. I discepoli si chiedono come sia possibile, hanno solo 5 pane e 2 pesci. Ma Gesù dice, fatemi sedere tutti, portatemi qui ciò che avete, e poi vediamo che Gesù prende i pani e i pesci, alza gli occhi al cielo, benedice, spezza i pani, consegna ai discepoli e i discepoli alla folla, e tutti vengono sfamati. Questo è ciò che il Vangelo oggi ci presenta. E da questo penso sia abbastanza evidente, soprattutto da questa ultima scena, la dimensione eucaristica di questo brano. Una dimensione che ovviamente ci richiama subito alla Santa Messa, alla consacrazione del pane e del vino. I gesti che compie Gesù li vediamo compiere in ogni messa dal sacerdote, in cui quando consacra il pane e il vino diventano il corpo e il sangue di Cristo. Però mi sembra questa dimensione eucaristica che Gesù ci vuol comunicare sia ancora più ampia, ancora più profonda. E questo lo vediamo, penso, anche da come Gesù invita i discepoli a mettere in comunione ciò che hanno. Non importa poco, tanto che sia, qualunque cosa noi abbiamo, possediamo, ma non soltanto cose materiali, ma anche quelle che possono essere i nostri doni, le nostre ricchezze spirituali. Gesù invita a mettere su un piatto che possa essere messo in comune e condiviso. Questo è un primo passo, però questo non basta. Gesù dice portateli a me, infatti poi lui che fa? Prende questi pani e questi pesci. Però Gesù prende per cosa? Per ridonare, per dare, per moltiplicare, per rendere fecondo. E infatti Gesù che fa? Alza gli occhi al cielo e invoca la benedizione del Padre. E questo penso sia un aspetto veramente importante, fondamentale, chiave, da tenere in considerazione questo aspetto, perché in questo Gesù ci invita proprio all'offerta, alla consegna della nostra vita, di tutto ciò che siamo e di tutto ciò che abbiamo. Non basta semplicemente condividere, ma occorre compiere questo gesto di consegna per permettere al Padre di benedire. E benedire è un po' come dire a Dio, al Padre, Signore, tutto viene da te e tutto ritorna a te. Non possiamo non passare attraverso questa consegna, perché altrimenti il rischio potrebbe essere a volte di una condivisione che diventa spartizione, dare sì a ciascuno il suo, però un qualcosa di molto umano che
che perde poi un po' il suo senso più profondo. Tant'è che il cibo, potremmo dire, che Gesù ci dice che sfama, non si compra e non si vende. I discepoli volevano mandare nei villaggi le persone, ma Gesù dice no, date voi da mangiare. Questo sfamare non è semplicemente lo sfamare umano, così come potremmo dire se una persona ha bisogno, notiamo, di imparare a pregare, non basta dare un libro e dire tieni, leggi e impara a pregare. No, Gesù vuole che noi siamo coinvolti, non possiamo prescindere dal metterci in gioco, dal dono di noi stessi, dal nostro tendere le mani, le nostre braccia, dal nostro essere il prolungamento dell'amore di Dio. E infatti oggi Gesù coinvolge i discepoli, avrebbe potuto esaudirli nella loro richiesta, ma non lo fa, perché lui vuole che la nostra fame sia saziata nel più profondo, sia la fame materiale, giustamente, perché lo fa, ma una fame che è un desiderio profondo di realizzazione dell'amore di Dio. E mi sembra che l'invito che oggi ci rivolge la liturgia sia proprio questo: diventare Eucaristia. Diventare Eucaristia, che non è soltanto partecipare alla messa, che quella è la fonte ovviamente e anche il culmine, ma quello di diventare nella vita di tutti i giorni, questo entrare in questa logica di condivisione che passa però attraverso l'offerta e la consegna della nostra vita, sapendo che la mano chiusa avvelena ogni dono, ma una mano aperta fa comunicare vita col Padre e con i fratelli.